¡Viva Argentina! Abbiamo fatto una prima sosta in un piccolo pueblo tra le montagne dove se no ci saranno 200-300 persone e adesso vi porto a conoscere una scuola elementare che si trova proprio al di sotto delle montagne. Hola chicos! Hola! Come si chiama tu? Matteo. De donde es Matteo? De acá, al universito. Come es vivir aquí? Te gusta? Sì. E che sta facendo ora? Adesso siamo fuori che stanno facendo educazione fisica perché si stanno preparando per la marcia del 9 di luglio, ossia il giorno dell'indipendenza dell'Argentina. C'è il professore di educazione fisica che gli sta insegnando come fare una marcia che faranno in onore della propria nazione, dell'Argentina. Arrivati in questo piccolo pueblo, ci sono tutti i bambini che mi stanno accogliendo. Hola chicos! Hola Gaetano, bienvenido a Brasil. Muchas gracias por invitarme aquí en tu escuela y fue un gusto conocer todos vosotros. No, muchas gracias. De nosotros de haberte recibido acá. Muchas gracias, chicos. È bellissimo vivere queste esperienze con tutte le persone del posto, soprattutto questi bambini sono dolcissimi e mi seguivano sempre, erano curiosi della camera. Per adesso è arrivato il momento di rimettermi in macchina e spostarmi verso il prossimo pueblo. Basta. Siamo a 4.080 metri, saliremo un altro po' fino a 4.300 metri e poi andremo a scendere per risalire di nuovo. Nel vlog ho un po' il fiatone perché più sali sopra e meno ossigenazione c'è e più il corpo fa fatica ad adattarsi. Però comunque stando a Saltacrano 1300 metri da Buenos Aires che ne erano zero, piano piano mi sto abituando a salire sempre di più. Rimettiamoci in macchina e vi mostrerò lungo la strada altri dei paesaggi fantastici. Andiamo! Fermato a Sant'Antonio de los Cobres per mangiare e provare una buonissima empanadas con carne di lama, che era una carne che non avevo mai provato prima. Questa città è molto famosa per le miniere, una volta di rame ma adesso di litio, perché il litio si sta spostando sempre di più qui. E per capire che è una città mineraria basta capire dal simbolo che hanno al centro di una delle piazze principali. E guardate la piazza principale, non ci sono tante cose, infatti ci vivono circa 3.400-4.000 persone. È una delle fermate dello treno della Nubles, questo treno che collegava Salta fino al Cile, c'erano quasi 2 giorni di viaggio. Guardate, le case sono molto semplici, la maggior parte delle persone hanno anche dei bagni esterni. E adesso vado nell'osteria a raggiungere le mie guide per mangiare una buonissima empanada de lama. Siamo appena arrivati alla Salinas Grande, ossia questa concentrazione di sale grandissima
Come vedete a terra qui sto camminando su delle barriere di sale e al di sotto di queste barriere di sale troviamo dell'acqua. Vi spiego un attimo come funziona il processo. Qui alle mie spalle riuscite a vedere tutte queste vasche che vanno dritte. In poche parole si creano queste vasche e l'acqua da sotto sale sopra e ci mettono circa un anno e mezzo per far evaporare tutta l'acqua, perché questa è una zona dove le radiazioni del sole, uno perché siamo alti, due perché in questo momento fa veramente caldo. Una volta che l'acqua evapora completamente, queste vasche si riempiono di sale. Questo è il secondo passaggio che vi farò vedere tra poco. Questo è il primo sale. La ragazza, come vi faceva vedere, si creano queste formazioni di cristalli sopra l'acqua che poi piano piano iniziano a cadere sotto e si formano tutti questi cristalli sul fondo. Bien, acá en Salinas Grandes extraemos tres calidades de sal. La primera calidad de sal se extrae de las piletas de cristalización, que son estos piletones. Bien, acá encontramos la tercera calidad de sal que se extrae del comienzo de las orillas de las salinas, que son los panes o bloques de sal. Como usted puede observar, hay forma de hexágono y hay forma de pentágono en la naturaleza. Esa es la forma más estable de la naturaleza, ya que por esas grietas lo que hace la naturaleza respira. Con los rayos solares se van unificando y en las madrugadas se van ensanchando, ¿sí? Se van separando, ya sea un centímetro. A differenza delle vasche che abbiamo visto prima che erano piene d'acqua, questo è tutto sale, è durissimo. Infatti sono degli scavatori di là che vengono per togliere tutto il sale da queste vasche e poi vengono portate verso il pueblo più vicino, che dista tipo mezz'ora, e viene aggiunto lo iodio all'interno per poter immettere nel mercato. Sono... Vorrei staccare un pezzo per farvelo vedere, ma è impossibile, sono veramente dure. Eccolo qua, sono i cristalli di sale. Questo è il sale di prima qualità, quello che si viene a formare nelle vasche. Poi abbiamo un sale di seconda qualità, che è quello che si rastrella semplicemente il terreno, quindi non si forma con l'acqua che si trova al di sotto delle saline. Eccomi, sono arrivato nel punto più interessante, wow! Siamo alla Salinas Grande, in questo posto che si chiama El Ojo del Salar, questa acqua che è un po', non è salata al 100%, si chiama mezzo salina perché si trova con altri sorgenti d'acqua dolce, in un punto fragile della superficie riesce a rompere e uscire così in forma di queste vasche che vediamo qui. Perché non succede, come abbiamo visto dall'altra parte, queste vasche non precipitano, va giù il sale, perché queste acque non sono al 100% salate come abbiamo visto là. Quindi una mescola di sale, di acqua salata e acqua dolce. Stiamo tornando indietro, che ci dirigiamo di nuovo in alto e adesso siamo nella regione di Jujuy. Ciao ragazzi, a dopo! Un'emozione incredibile stare in questa salina sopra la macchina con un paesaggio intorno impressionante. Ragazzi, sono emozioni uniche che le potete vivere solo viaggiando e scoprendo i posti che questo bellissimo pianeta Terra ha da offrirci. Per questa bellissima avventura volevo ringraziare il suo compa per aver reso tutto questo possibile, ma anche alle mie guide, Luis che è lì dietro e Oscar che sta qui. Vamos chicos, vamos para Jujuy adesso, ci spostiamo in un'altra regione e speriamo ci facciano entrare, perché ultimamente sono un po' di problematiche. Che avete visto per strada, ci sono tantissime persone native della zona che stanno protestando contro il governo perché sta lasciando entrare le multinazionali per prendere il litio, perché questa è la regione di Jujuy, al confine Costa Alta viene considerato il triangolo del litio, quindi le persone sentono un po' spodestate dalla propria terra, stanno distruggendo solo le loro zone. Per questo ci sono tutte queste fermate da fare durante il cammino, ogni 3 ore aprono le strade giusto per un quarto d'ora, è una situazione abbastanza tesa. Ho preso la decisione, dopo aver visitato Uma
Humahuaca e l'Hornocal, mi dirigerò al nord verso la Jiaca, che è il confine con il Bolivia, in modo tale da non avere alcun tipo di problema, e domani passerò il confine per entrare in Bolivia e continuare il mio viaggio attraverso il Sud America. Vamos chicos! Poi dobbiamo fare una corsa per ritornare allo stazionamento dei pullman, perché con il fatto che ci sono tutti questi blocchi non ci sono tanti pullman che mi portano al confine col Bolivia. Qui non posso perdere, altrimenti mi tocca di andare in autostop. Stiamo salendo sopra le montagne da Humahuaca per arrivare a Hornocal. Arriveremo a un'altezza di 4350 metri. Guardate il paesaggio alle mie spalle, queste strade fanno paura, non ci sono parapetti, sono aperte lati e siamo ad altezze assurde, guardate. Sto vivendo un'esperienza unica, andiamo a vedere che questo è uno dei posti che può essere anche considerata una delle cartoline dell'Argentina. Andiamo! Signora, come si chiama? Modesta è il mio nome, signor. Modestia, io sono Cayetano, molto gusto. Es un placer que venga a visitarnos. El placer es mío siempre. Italiano, bienvenido. Sí. Ah, gracias mille, muchas gracias. Siamo arrivati all'altezza di 4350 metri e guardate la vista che si apre alle mie spalle. Questi sono posti che mi resteranno per sempre nella memoria. Sono tantissimi luoghi belli nel mondo, però sono differenti uno dall'altro. Queste sono delle montagne dipinte a mano, le montagne dello 14 colores, perché hanno 14 colori diversi e dovete venire qui assolutamente da questo fantastico posto con la bandiera dell'Argentina alle mie spalle. Dico a tutti hasta luego amigos. Muchas gracias por todo. Grazie Luis. Oscar. Muchas gracias. Ciao ragazzi, okay. Grazie. Adesso inizia una delle parti più eccitanti del viaggio, perché sono arrivato alla stazione dei pullman locale, però il problema è con le varie rivolte che hanno qui il pullman, che doveva partire alle 2:30, adesso sono le 3 e non è ancora arrivato. Non si sa a che ora arriverà il pullman e se arriverà il pullman. Io sono qui nel mezzo del nulla. Ci sono queste persone che stanno vendendo dei cibi locali che sembrano buoni, però la maggior parte sono tutti dolci, che a me non piacciono, quindi in bocca al lupo a me, aspettiamo il pullman e mi dirigo verso la Jiaca, verso il confine, per poi stesso stasera, se arrivo, se riesco ad arrivare presto, vado direttamente al confine con la Bolivia, quindi buona suerte per me. La situazione qui è completamente fuori controllo, ormai siamo destinati ad aspettare 4 ore. Lì in fondo, come vi ho fatto vedere, c'è una protesta grandissima, hanno bloccato completamente la strada, saranno più di 300-400 persone e sono organizzati, stanno grigliando la carne nei posti di blocco, hanno i megafoni, stanno parlando tra di loro, e tutto questo per far cadere la riforma del governo. Queste sono delle persone che fondamentalmente è l'unico modo per farsi sentire questo, andare e bloccare la strada. E poi in Argentina comunque c'è solo una strada, un altro modo per raggiungere ogni destinazione. È una cosa assurda. Veramente non vedo l'ora di arrivare al confine con la Bolivia, passarlo e iniziare una nuova avventura, perché sta diventando molto pesante questi ultimi giorni di avventura qui in Argentina con tutte queste problematiche. Però fortunatamente non è sempre così. Addirittura ci sono persone per strada che stanno lasciando i pullman per attraversare a piedi tutta la protesta e andare dall'altro lato, però il problema c'è un'ora di cammino fino alla città più vicina, quindi è un'assurdità. In più le temperature in queste zone scendono quasi sugli 0 gradi, a volte al di sotto degli 0 gradi, quindi sarà un'avventura gelida e assurda.
un'esperienza unica quella che ho vissuto oggi, che sono stato bloccato nel pullman per 9 ore per percorrere 150 km. Normalmente il pullman ci mette un'ora e mezza, noi ci abbiamo messo 9 ore e sono qui con il mio nuovo compagno di viaggi, Samuel, che anche lui sta viaggiando da 6 mesi in Sud America. Salut. Salut. Finalmente ce l'abbiamo fatta. How was the experience? The experience was great, not what I expected. It was supposed to be 3 hours and it ended up being 8 hours or more. The bus was cold and we were hungry and thirsty, and but otherwise we felt safe and it was an adventure. It's part of the adventure of Latin America. Exactly. E ci siamo fatti queste 9 ore di viaggio, che avevamo giusto un pacchetto di noccioline e una bottiglietta d'acqua, e una volta finiti nada, non c'era più niente, il gelo che fuori c'era una temperatura di meno un grado, veramente è stata un'avventura estrema. Ci godiamo una buona birra e hasta luego chicos, a todo. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi sta per iniziare un'altra fantastica avventura sul canale di Loud Travelers. Sono alla Cuyaca, la città di confine tra l'Argentina e il Bolivia. Sono appena passato per la frontiera, per il borders, che si passa attraverso un ponte tutto distrutto in mezzo alle campagne. Guardate, sono nel mezzo del nulla, non mettono più stampi sul passaporto, ma ho dato un codice QR che devo andare all'immigrazione e mi daranno il permesso di entrare in Bolivia. Da qui inizierò un'altra fantastica avventura da Villazón. Controllo con il QR code, adesso ho fatto un altro controllo in una cabina dove c'è una specie di covid test che però non ti fanno e mi hanno dato l'autorizzazione per entrare. Adesso faccio l'ultima fila per entrare all'interno dell'immigrazione, non so, tanti passaggi che non capisco, però tutti sono molto gentili. Okay, mi sono appena fermato al cambio dei soldi e ho cambiato 50 euro e mi hanno dato 360 boliviani. Non è male perché alla fine la commissione è solo 1,80 euro. Vado fuori e prendo un taxi per spostarmi al terminal dei bus, così mi dirigo verso Uyuni. Andiamo. Ecco qua, siamo entrati nel taxi. Dico, vamo por el terminal de los colectivos. Me dijeron que como 5 pesos, ¿correcto? Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Jorge. Jorge, es mi primer chofer aquí en Bolivia.